Ragazzi, benvenuti e bentornati. Mamma mia, che bel benvenuto su Project Zero. AKA Fatal Frame. Allora, c'è una novità. C'è una novità, in realtà devo fare una premessa più che novità. È da un secolo che io non registro questo gioco. E non ricordo assolutamente nulla per quanto concerne i comandi. Quindi, allora, con quadrato si corre così, ok. Come si... Con triangolo là, no. Con che tasto era? Con cerchio. Però non mi ricordo con che si scatta. Con X, a posto. Bella questa foto, mi piace. Ok, arrivati qui noi, che cosa dovevamo fare esattamente? Cioè, noi eravamo tornati indietro per salvare. E ok. Tra l'altro, ripeto ragazzi, questo gioco da emulare è un casino, quindi stiamo renderizzando praticamente con... emulando l'hardware PS2 originale. Quindi questa dovrebbe essere un'emulazione fedele, quasi 1 a 1, di quello che si vedrebbe su PS2. La porta inchiodata e non si apre. E va bene. A questo punto torniamo qua. Allora, noi cosa abbiamo nell'inventario? Anzi, apriamo la mappa, così mi oriento meglio. Sala della lampada. Ma c'è un... pian terreno. Di sopra è chiuso. Però abbiamo scoperto che quando ci sono tipo... degli strani simboli, noi possiamo scattare una foto e aprire quella porta. Cioè, e sbloccare una porta più che aprire quella porta. Questa mi sembrava una porta. Lì c'eravamo stati, per esempio. Questa è chiusa. La porta è inchiodata. Non posso aprirla. Qui c'è una candela. Porca puttana di... Sì, ciao. Foto, foto, foto. Mamma mia, mamma mia. Porca puttana. Via. Madonna, perché premo triangolo? No, bastarda! Morto? Cioè, morto, per modo di dire. Gesù. Gesù. La porta è sempre chiusa, ovviamente. Qui non c'è niente, per esempio. La porta da questo lato è rotta, non si muove. Ah, ok. Bello, sì, si è chiusa da sola. Non so se bisogna attribuirla al gameplay o al fatto che effettivamente ci sia un fantasma lì, ma non penso. Niente, ragazzi. Io continuerò a premere quadrato, sappiatelo. Qui ci siamo già stati, ma proviamo a riandare anche nei posti in cui siamo già stati, che magari ci siamo persi qualcosa. Anche se dubito a questo punto. Ah, questa stanza me la ricordo. Se me l'aprisse sarebbe anche meglio. Mamma mia. Che la prima volta che la vidi, questa stanza, mi pensavo che questi fossero dei... Delle mucche scuoiate. La finestra è inchiodata saldamente, non posso aprirla.
E voi direte, perché ti sembravano delle mucche scoiattate? Non so se avete mai giocato a TimeSplitter Future Perfect. Ci ho anche portato il gameplay sul canale. C'è un nemico che ha questa identica texture. Un antico supporto per uno specchio. Uno specchietto rosso inserito nella superficie dello specchio. Ed è quello che avevamo messo. Sembra una vecchia cassapanca da kimono. Ragazzi, ma dove devo andare? Che devo fare? Non mi ricordo mica. Vabbè, ho rifatto un attimo mente locale con i comandi. A parte il triangolo che lo premo sempre. Proviamo a salire. Magari ci sono degli sviluppi di sopra. Ci sono stati degli sviluppi più che altro. Si è aperto qualcosa. Oh, posto, grazie. Qui abbiamo detto che non c'è niente. Cioè ci sono le scale ma sono rotte. Vai, vai, corri, corri che è meglio. Ecco esempio qui. Mannaggia tutto. C'è qualcosa? No, però questi... Forse già l'abbiamo fotografati. Sulla porta c'è un lucchetto nero. Vuoi usare la chiave di ottone? Ah, certo! Si è sbloccato, a posto. Ora si può proseguire. Madonna mia. C'è un vecchio libro scritto con un incasso nero sul piano sotto l'urna. Brano della ricerca. Rituali segreti della famiglia Imuro. Molti rituali e usanze sono stati tramandati di generazione in generazione nella famiglia Imuro. La maggior parte si è perduta. Ora ci sono rimasti solo alcuni documenti che parlano di questi rituali come di una leggenda. Non è rimasta quasi traccia della storia orale, perché tutti i membri della famiglia Imuro sono morti e coloro che erano vicini alla famiglia non hanno parlato del rituale. Il rituale in particolare, praticato il 13 dicembre, è avvolto nel mistero. Coloro che vivevano vicino al palazzo non uscirono di casa in quel particolare giorno. E anche ora si ritiene che porti sfortuna lasciare aperte le finestre in tale data. Posso solo presumere che ciò sia dovuto alla natura crudele del rituale, ma non si può sapere la verità. Ok, mettilo nel tuo archivio. C'è qualche creatura maligna per caso, perché c'è un casino della Madonna. Sembra un vecchio braciere, all'interno c'è tanta polvere e non si vede il fondo. Qualcosa da fotografare qua dentro c'è sicuro. Forse nelle stanze vicine. Sul soffitto? Controlliamoci sempre anche sul soffitto che non si sa mai. Qui c'è un oggetto a fregarella, secondo me qui viene fuori qualcuno. C'è qualcosa sul pavimento, medicina di erbe, ok. Questa è una porta? Sì. Siamo all'esterno. Cos'è quella silhouette nera che vedo? È scomparsa. Era qualcuno quindi. Perché è scomparsa. Medicina di erbe. Qui fuori non sembra esserci niente, nessuno. Mamma mia. Veramente desolante come luogo. Ma immagino volessero ottenere quell'effetto lì. Qui è sbarrata. Proprio dove abbiamo visto la silhouette poi. La carta della parete scorrevole è strappata. Posso vedere la stanza. File di vecchi libri. Una biblioteca. File di vecchi libri. Non credo, eh. C'è anche una cassaforte. Invece questa è aperta. Ammesso che sia una porta. Questa è una porta. Ho sentito un passo. Non so se era il mio o quello di qualcun altro. Film di tipo 37. Ok. Come
come facevo a cambiare? Ah, qui. Noi abbiamo quello di tipo 14. Quelli di tipo 37 sono un po' più forti. Quindi sarebbe il caso magari di metterle un attimo. Abbiamo 4300 punti, ma ci basta giusto per il raggio d'azione. Punti insufficienti. Funzioni speciali. Vabbè, per il momento ci va bene così, credo. Madonna! Donna allo specchio. Ok. Sul pavimento ci sono diversi pezzi di carta. Sembra che sia una parte di un taccuino. Brano di taccuino rosso. 27 agosto. Più cose scopro sul palazzo di muro e più mi vengono i brividi. Sono sicuro che è un argomento perfetto per il prossimo libro di Takamine. Ma se devo dire la verità, questo incarico non mi piace neanche un po'. Mi dà sensazioni molto sgradevoli. Non vorrei assolutamente andare in quel palazzo. Ma è il mio lavoro, giusto? Immagino che dovrò andare, e non voglio neanche sprecare la possibilità di lavorare con Takamine solo perché c'è qualcosa che mi metta a disagio. Il fatto che io abbia questo sesto senso per il soprannaturale non mi aiuta, certo. Qualche volta è possibile sapere un po' troppo. Ma questa non è la... è una stanza identica a quella di prima, tra l'altro. Quella che abbiamo trovato nell'atrio. Grande come lo specchio del vestibolo del pian terreno. Che cosa voleva dire la donna nello specchio? Infatti. E tra l'altro non so dove andare, se andare prima di qua. C'è un oggetto. Prego. Questa inquadratura è veramente inquietante. Vicina di erbe. La porta è incastrata, ho provato a tirarla ma non si muove. Porca... Che cos'è? Se non l'ho preso. Scompare il bastardo. Madonna mia! Ho sprecato un bordello di foto! Quindi abbiamo visto nostro fratello andare da quella parte? L'ha fatto Nisan. Non mi ricordo poi come si chiama, probabilmente Mafuglio perché... Questo? Scusa, vecchio articolo di cronaca. La terza notte fu segnalato alla polizia che quattro bambini non erano rientrati a casa dopo le 21. Nei villaggi della zona c'è una vecchia superstizione che parla di bambini rapiti dai fantasmi e alcuni paesani sospettano che sia ciò che è accaduto ai quattro bambini. La luce filtra attraverso una strana fenditura, da qui non vedo che cosa brilla. L'altro vedo dei graffi sulle pareti veramente molto molto brutti. Tra l'altro,
Mettiamo di nuovo questi, che sennò rimaniamo a corto di foto dopo. Ok. Andiamo prima di qua. C'è qualcosa. Non riesco a capire dove, però. Forse dietro la parete. C'è qualcosa ai miei piedi. Quindi tipo 37. Donna errante. Infatti. Nella foto si vede un altro luogo. Ci sarà qualcosa lì. Quella porta mi dà una misteriosa sensazione. Deve essere sigillata dal talismano. E allora apriamola. Come faccio? No, ho sbagliato. Non ho capito. C'è qualcosa che brilla sul ripiano. Pietra dello spirito. Abbiamo un taccuino rosso. 11 settembre, 6:30 del mattino. Ho visto di nuovo la donna in kimono bianco. Sta tentando di dirmi qualcosa. Lei sa che io ho una speciale sensibilità per le cose spettrali. Il nome di quella donna è Kyrie. Allora, è Kyrie, eh? Non dovrei avvicinarmi più di così. Non voglio avvicinarmi di più. Mi spaventa. Qui c'è un oggetto, mica l'avevo visto. Tra le candele cadute c'è una vecchia pergamena. Rituale di strangolamento? Il tredicesimo giorno del dodicesimo mese, una fanciulla isolata dal mondo per 3669 lunghi giorni sarà dilaniata per dare potere alla corda. Tutto intorno ci sono candele cadute, c'è anche una scatola rossa, ma il coperchio è rotto, non si apre. Ok. Io sto trovando porte su porte, ragazzi, non credo che io dovrei neanche essere... c'è un punto per salvare. Medicina di erbe. Prego. Chi era? C'è un vecchio rotolo di pergamena. 5 pietre documento. Esprimi gratitudine per la protezione dei 5 dei. Metti nel punto giusto la pietra che rappresenta i 5 specchi. Cosa? Sul pavimento ci sono diversi pezzi di carta. Sembra che sia una parete di... da parte di un taccuino. Taccuino nero. 13 settembre 9:30. Non è specificato se è mattino o sera. Abbiamo trovato il corpo di Ogata. O di Ogata. Gli sono stati tagliati la testa, le mani e i piedi. La sua morte è molto simile alle strane morti che avvenivano qui molto tempo fa. Accanto a Ogata c'era una sua foto, in cui cose che sembrano corde appaiono sul suo collo, sulle braccia e sulle gambe. Vorrei sapere se ha qualcosa a che fare con le fanciulle del santuario della corda, delle leggende locali. Le ragazze che avevano corde legate al collo, alle braccia e alle gambe. 13 settembre, 12:30. Mezzanotte e mezza addirittura. Credo. Tomasi si sta comportando in modo strano. Ha borbottato assurdità per tutta la mattina. Cose sulle corde, gli specchi. Non mi stupisce che sia crollata comunque, dopo aver visto che cosa è successo a Ogata. Ogata, non lo so. 12:10 del PM, forse è del mattino. Ho messo il pezzo del taccuino nel mio archivio.
C'è altro per caso, a parte il punto per salvare, che tra l'altro salverei. Salviamo. Sì, voglio tornare al gioco. Grazie. Che cos'è questo? La porta è chiusa saldamente. Lo stemma della famiglia Imuro probabilmente serve a sbloccare la porta, ma è rotto. Ok. Torniamo indietro allora. Lo so, ma non mi fa andare oltre. Anche se la fotografo. E non so se sono io che sto premendo il tasto sbagliato oppure. Ah, qui stiamo tornando indietro. Continuiamo ad andare avanti finché non troviamo un vicolo cieco. O una porta bloccata, insomma. Ci sono pulsanti con dei caratteri. Questo congegno deve aprire la porta. Sotto c'è un'incisione, ma è stata scalpellata. Posso leggerne solo una parte. Riesco appena a capire. In quelle parole spezzate posso a malapena distinguere il rituale shinto, rituale di strangolamento e tenuto il giorno di. Questi sono. Che dovrei fare, scusa? No. Scusa, allora. Ma forse sta su brani. Rituale di strangolamento. Il tredicesimo giorno del dodicesimo mese 3669. Boh. Ah, tra l'altro, ecco, aspetta. Quando sei del damenino puoi vedere cose che non vedessi a occhio nudo. Prova a scattare una foto se il controllo è vibro o se senti strani rumori. Ok, niente. Quindi noi ce l'abbiamo fatta quella foto che ci faceva vedere oltre la porta. Però. Un altro bellissimo posto. Premo taccuino rosso. 10 settembre, 8 della sera. Ho visto chiaramente l'immagine di una donna davanti allo specchio vicino all'ingresso. Portava i capelli lunghi e un kimono bianco. Aveva corde legate alle braccia e alle gambe e le trascinava mentre camminava. Mi sembra di aver sentito anche Koji parlare di qualcosa del genere. C'è qualcosa di molto sbagliato in questo palazzo. Già. Sarà il caso di entrare qui? Non c'è niente. Ma sto corridoio è infinito? C'è un oggetto lì. C'è qualcosa ai miei piedi. Film di tipo 14. Oh Gesù santo. Perché è tutto rotto? Ma perché è estremamente inquietante il fatto che lo sia. Il fatto che sia tutto rotto, appunto. Vecchio libro di carta di riso, è scritto con inchiostro nero. Brano della ricerca. Il mistero della fanciulla della corda. Nei pochi documenti trovati sul rituale viene menzionata più volte la fanciulla del santuario della corda. Le sue braccia, le gambe e il collo erano legati da 5 corde. In nessun documento tuttavia si parla del suo ruolo nel rituale. Secondo una teoria era solo un agnello sacrificale, ma trovo difficile credere che praticassero un rituale così crudele.
Tutto il rito a me è ancora sconosciuto. Vabbè che è tutto ancora avvolto nel mistero, eh. Acqua sacra? Acqua sacra? Acqua delle sorgenti della montagna sacra, ripristina completamente l'energia. Ah, ok. Potrei anche usarla la medicina di erbe, adesso. Dai, tanto ce ne abbiamo 9. C'è qualcosa avvolto attorno alla maniglia, non si muove, sembrano capelli. Capelli? I giapponesi ce l'hanno questi capelli, eh. Pure in dei garage, incredibile. Andiamocene, per favore. Mortacci tua. Dov'è? Colpa al cuore. Mamma mia, ragazzi, oh. Cristo santo. Ce l'avevo addosso, praticamente. C'è qualcosa di nuovo? No. Allora andiamocene da qui. Delle scale. Vuoi vedere che abbiamo fatto il giro? Sì, abbiamo fatto il giro. Già. Quello è un punto per salvare, ok. Dovrei tornare di sopra. Che mi sa che c'è qualcosa che non abbiamo esplorato. Lì in fondo ci siamo andati, giusto? Sì, ed è chiusa. Torniamo qui. Ok, sono i nostri passi. Pensavo fossero quelli di qualcun altro. Noi siamo venuti da là. Qui abbiamo aperto? No, non avevamo aperto qua. Che cazzo. C'è un'audio cassetta davanti alla bambola. C'è un'audio cassetta. Ricerca 1. No, scusate, forse devo andare sugli oggetti. ダンスの引き出しから見つけた写真に気になるものが写っている。尾形氏のメモにあったここに住んでいたという民族学者の子供たちだろうか。相当古い写真で子供たちが鬼ごっこをしているものだ。写真の隅に白い着物を着た幼い少女がうっすらと写り込んでいる。 その少女はこちらを指差し、その目は何かを訴えているように思える。 Niente di buono. Sullo scaffale ci sono diversi pezzi di carta, sempre provengono da un taccuino rosso. 20 agosto. Pare che un folclorista di nome Ryozo Munakata stesse studiando i vari rituali tramandati a Palazzo Imuro. Dovrebbe aver lasciato un libro di ricerca, ma non riesco a trovarlo. Forse ce ne sarà una copia in qualche biblioteca. 30 agosto. Non riesco proprio a trovare il libro. Chiederò a Koji Ogata della redazione di cercarlo, anche se dubito che riuscirà a trovarlo. C'è qualcosa dietro il cassetto. Dentro il cassetto. Quindi tipo 14. Ma questa è una porta piccolina? C'è una
Una porticina, ma inchiodata, non posso aprirla, ovviamente. Ora fatemi salvare, va? Il problema è che mo dove andiamo? C'è una vecchia urna davanti al paravento su cui è dipinta una donna. Nel senso, qui ok, andiamo fuori sul terrazzo ed è inutile. Qui possiamo intravedere la biblioteca. Che è un luogo dove dovremmo andare. Però come ci arriviamo? Vediamo se da fuori possiamo fare qualcosa. Magari camminare sul tetto, no? La luna illumina fiocamente l'atrio attraverso la nebbia. No, eh? No. Troppo pericoloso, a quanto pare. E allora andiamo di qua. O ci conviene andare indietro? Beh, indietro no, non so quanto ci convenga in realtà, eh. Oh. Ah, niente, oh. Non riesco mai a... Mi confondo sempre il muro con la porta. Qui non abbiamo trovato niente. Abbiamo trovato un oggetto, se non sbaglio, e basta. Non c'è niente nel ripostiglio. Capiamo. Torniamo di qua. Ah, questa abbiamo detto che è chiusa. Sta candela è sempre stata accesa? L'aria lì fuori è umida, sembra che ci sia una fitta nebbia. Vediamo un po' se ci è sfuggito qualcosa. Vedo qualcosa che brilla attraverso la fenditura del muro. Cosa? Cos'è che brilla attraverso la fenditura? Come facciamo a spostare il muro? Non credo di poterlo fare. Arriviamo qua, ma... E se fotografassimo da qui? No. Sta porta tocca capire come si apre. Perché un modo per aprirla ci deve essere, per forza. Qui era l'altro punto per salvare. Tocca venirne a capo qua, eh. Che sicuramente il luogo per proseguire è questo qui. C'è una cassa per una piccola lapide e resti di ossa tra le candele. Sono del proprietario? Mi auguro di no. Non è che devo fotografare qualcos'altro? No. Cioè, è palese che devo fotografare lì, però... Quella porta mi dà una misteriosa sensazione, deve essere sigillata dal talismano. Nella foto si vede un altro luogo. Ci sarà qualcosa lì? Che vuol dire un altro luogo? C'è un altro posto. Quindi dobbiamo cercare quel posto lì? Sembravano essere delle scale. Lì c'è un pacco regalo. Niente, non ci fa fare nulla.
Le abbiamo già interagito, anche se io vorrei aprire la cosa. Delle scale. Almeno mi sembravano delle scale, eh. Invece che c'era? Ah, ok. Possiamo appena distinguere il rituale Shinto, il rituale di strangolamento è tenuto il giorno di. Aspetta, forse si riesce a malapena a leggere. Aspettate, eh. No, non credo. Mi sta sondando a caso. Non succede niente. A quanto pare ho messo i numeri sbagliati. Perché sono numeri questi? A me non mi sembra. Che vuol dire come sono numeri? Scusa, eh. Ora, io non sarò un esperto in giapponese, ma quei kanji non sono dei numeri. E soprattutto una persona normale come dovrebbe capire che quelli sono... quali sono i numeri giusti, scusa. Siamo nuovamente qua. Qua non mi pare ci fosse niente di particolare. Allora... riandiamo nella porta con i numeri. Perché forse un criterio c'è. Allora, era il 13° giorno del 12° mese, no? Ok. Questi sono dei numeri. Se non mi dicono che numeri sono, allora deve essere 0, questo qui, o 1. Come li conto, però? Forse essendo che è giapponese vanno al contrario, quindi da qui... magari questo è 1, non è 0. E stavo pensando di fare una combinazione, tipo... o è il 13-12, oppure è 3-6-6-9, quello che era. 3669 giorni, una roba del genere. Ma proviamo. Se questo è 1, dovrebbe essere 1-3. 1-2. No. Se questo invece fosse 0. 1. 3. 1, 2. Mamma mia, un fottuto genio. Siamo dei cazzo di geni, ragazzi. La porta si è sbloccata. No, ma... intuitivo, eh. Questo... e questa è la sta... ragazza che indica. E questa è la stanza che abbiamo visto fotografando la porta con l'amuleto. O sbaglio? Sì, perché lì ci sono le scale. Madonna, quanto cazzo è buio qua dentro. C'è pure la polvere. Sembra che non ci sia niente nel cassettone. Sembra che ci sia qualcosa all'interno del cassettone. Pietra dello spirito. La terza che troviamo, o sbaglio? Nell'angolo della stanza c'è una vecchia armatura. Sembra che non ci sia niente nel cassettone. Nella scatola sono mescolati vecchi kimono e vecchie bambole. Ok. Lo stipo contenga diversi piccoli oggetti. Ho trovato un ripiano. Ho trovato sul ripiano un pezzo di carta parzialmente bruciato. Sembra un vecchio articolo di cronaca. La bambina che era scomparsa da 3 giorni nella zona del Monte Imuro e che il popolino riteneva rapita dai fantasmi è stata trovata da un abitante del luogo. È sposata, ma è in buona salute. La polizia attende che si riprenda per chiederle della sorte degli altri 3 bambini. Anche i genitori della bambina sono spariti il giorno dopo la sua scomparsa. La polizia sta cercando una famiglia a cui affidare la bambina. Madonna mia, ragazzi, un casino. Medicina di erbe.
Spero non ci sia niente di utile. Sento una potente presenza che proviene dal fondo della stanza. Eh sì. Seduttrice? Abbiamo rotto il sigillo, quindi la porta si è aperta. La forte sensazione spettrale è svanita. Bene. Che soddisfazione che dà questo gioco quando risolvi le cose. No, ma mettici di più, dai, che tanto è già poco poco inquietante. Che succede? Che succede? Posso andare da nessuna parte se non cadrei di sotto. Mamma mia, che culo. Che culo. All'ultimo. Stava per prenderci. Gesù. Questo non mi ci fa interagire. Sembra che non ci sia niente nel cassettone. Cos'è sto rumore? Ero io che aprivo il cassettone? Pietra dello spirito, un'altra. Allora, io vorrei pure capire però ste pietre dello spirito, se le posso attivare soltanto quando... Vabbè, giustamente devo aspettare di avere tipo 12.000 o roba del genere per capire. Certo, mi piacerebbe pure potenziare le cose base, però, eh. Aggiurazione. A questo punto teniamocelo, dai. A meno che le sfere non mi servono proprio per potenziare le cose base. A questo punto viene da pensare anche questo. Facciamo un test, ok? Facciamo un piccolo test. Noi ne abbiamo 6. Se io potenzio il raggio d'azione. No, rimangono comunque 6. Va bene. Adesso lo sappiamo almeno. C'è l'armatura che è stranamente illuminata. Vabbè, comunque, andiamo in quella stanza dove c'era la porta col sigillo. Adesso dovrebbe essersi aperta, finalmente. Solo che non ricordo dov'era esattamente. Non qui, ma di qua. Da questa parte. Sperando di non incontrare brutte persone. Eccoci qui. Non c'è più il talismano, la forza che teneva chiusa la porta è svanita. Macchie di sangue? Lì c'è un altro talismano. Infatti mi vibra il controller. Nella foto si vede un altro luogo dove dobbiamo spezzare il sigillo. No, ho sbagliato. Kirie, Kirie. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Che cosa stai tentando di dirmi? Quindi il sangue è il suo? Era il suo. Sul pavimento ci sono diversi pezzi di carta. 13 settembre, 3 del pomeriggio. Lo stato di Tomoe peggiora a vista d'occhio. Trama ininterrottamente e continua a borbottare sempre le stesse parole. Non so se ciò che sta accadendo sia soprannaturale o no,
Ma in ogni caso ritengo che dovremmo andarcene di qui appena possibile. Tomoe sta così male che non può neanche muoversi. Suppongo che dovrò trovare da solo il modo per andare via. Anche se aspettassimo di essere soccorsi, dubito che qualcuno verrebbe mai a cercarci. Una situazione proprio disperata, eh? Lì c'è un altro sigillo. Un altro luogo. Madonna mia, che sono quelle bambole di merda? E dico di merda non perché sono brutte, ma perché sono inquietanti da morire. Io mi tengo pronto con le foto. Ah beh, non posso perché devo scendere scale. Mamma mia, ragazzi. C'è una videocassetta sulla scala del santuario. E il mio controller trema. ま。9月11日、20時16分。屋敷の隅々まで探したが、尾形さんは依然として見つからない。いくら広いとはいえ、同じ屋敷にいて見つからないはずはないのだけれど。先に帰ってしまったのだろうか。 Cosa cazzo era quel suono che si sentiva nella cassetta? Ma noi qui ci possiamo andare perché magari c'è qualche oggetto. Torna nell'atrio. È una di quelle delle due che è venuto insieme allo scrittore? No. No. No, direi proprio di no, guarda. Grazie per l'offerta, ma... per questa volta passo. Qui c'è un monumento di pietra, forse è solo una specie di pietra tombale. Devo stare attento a non dire troppe volte tombale, perché sennò veramente poi la gente mi confonde per il sommo Buddha. Un piccolo riferimento al video di Starfield, ragazzi. La porta è chiusa saldamente. Lo stemma della famiglia Imuro... lo stemma della famiglia Imuro probabilmente serve a sbloccare la porta, ma è rotto. Ma sono tutti rotti. Beh, allora l'unica è... andare lì. Purtroppo. Cosa cazzo? Una videocassetta ai miei piedi. Ma quello non era lo scrittore? O sbaglio? Ogata-san.
尾形さんの遺体はまるで麓の村で起こった変死事件と同じような首と手足が引き裂かれてまさかこんなことが。 Ok. Sento tremare il controller. La foto della lanterna da giardino è accesa. Ho messo la foto nel mio archivio. La lanterna del giardino non è accesa. Come la accendiamo? Specchio di pietra. Una bella pietra lucidata fino a sembrare uno specchio. Possiede strani poteri. Cioè? Non lo so. Qui dove si va? Film di tipo 37. Oh, attenzione. Siamo vicini a un'altra cosa da fotografare. Donna imprigionata. Abbiamo tolto un sigillo. Un'enorme ruota d'acqua solleva l'acqua. Quindi mo che abbiamo tolto un sigillo, possiamo entrare in una di quelle porte di prima? Quale però? Non quella. Ma quella qua. Quella. Questa qua. Non mi piace. Non. Ma proprio per niente. Non c'è più il talismano. Donna che si volta. È proprio verso di noi. Ma sbaglio, qui ci sono le bambole che spezzano quel sigillo. Madonna, attenzione, è qui. Eh sì, perché sento vibrare, tra l'altro. Ecco la bambina spettatrice. E un altro sigillo l'abbiamo tolto. Madonna! Lo so, sei solo una bambina, però mi dispiace. Devo farlo. Mamma mia, siamo riusciti pure a fare un colpo zero dopo secoli. Un attimo, fatemi vedere il coso blu qui. C'è qualcosa che brilla sul piano. Pietra dello spirito. Un'altra. Molte bambole giapponesi su una soglia rossa. Indossano bellissimi kimono. Sembrano costose.
Che c'era una scatola strana. Una bambola con i capelli lunghi e un kimono bianco, legata con le venerate corde sacre. Dio santissimo. Sullo scaffale ci sono diversi pezzi di carta. Sembra che provenga da un taccuino rosso. 12 settembre, 1:45 di pomeriggio. Il mio sesto senso mi dice che qui ci sono bambini che giocano. Non riesco a vederli, ma continuano a chiamarmi. Stanno giocando a rincorsi? O a nascondino, forse. Potrebbero essere i bambini di quella foto. 12 settembre, 4:30 del pomeriggio. In quella stanza c'erano teste umane. Moltissime teste umane. Furono tagliate dal capofamiglia Imuro. Tutte le teste tentavano di dirmi qualcosa. Non avrei mai dovuto venire qui. Avrei dovuto fidarmi del mio sesto senso. Già. Qui abbiamo esplorato tutto, mi sa. Però prima di andare avanti anche nella prossima stanza dove abbiamo tolto il sigillo, direi di andare a salvare, così ci salutiamo, ragazzi. Ok, nonostante l'inizio sia stato un po' così perché dovevo riprendere in mano le redini del gioco, ce l'abbiamo fatta, siamo andati avanti, non so di quanto, e siamo ancora vivi. Immagino che sia questo quello che conta. E abbiamo avuto anche modo di vedere che alcuni degli enigmi di questo gioco non siano proprio tanto intuitivi. Un po' come anche succedeva in alcuni Silent Hill, d'altronde. Io vi ringrazio per l'attenzione, per la visione, per la compagnia e per il supporto, come sempre. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Project Zero, ragazzi. Ciao a tutti!